posto di bisogno. Entrambe questioni che devono essere accertate nello specifico e che devono condurre a una prudente e attenta valutazione. Non è nostro interesse creare allarmismo, non è nostro interesse creare preoccupazioni eccessive ai datori di lavoro, è nostro interesse colpire con grande forza coloro i quali si rendono responsabili di forme gravi di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, italiani e stranieri che siano. Quindi, rispetto alle questioni che poneva il collega San Nicandro, credo che il titolo sia corretto, ancor di più è il complesso normativo che stiamo introducendo finalmente nel nostro ordinamento. Grazie. La ringrazio, relatore Berretta. Bene, se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.29 con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Forza colleghi, siamo in votazione, affrettatevi. Vecchio. Bolognesi. Bolognesi. Nicchi. Latronico. Latronico. Eccolo. Casellato. Casellato. Parrini. Parrini. Allora, chi altro? Ci siamo? No, sta Dinca. Segoni. Segoni. Allora, ha votato? No, Segoni ancora no. Eccolo, ha votato. Bene, ci siamo tutti. De Lorenzis. No, De Lorenzis. Monchiero. Nicchi ancora non riesce a votare. Mucci. Mucci. Allora, Nicchi ha votato, Mucci? Non ancora. Non ancora. Sì, ha votato. Tancredi. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 32, contrari 295, la Camera respinge. Siamo all'1.21, c'è un invito a ritiro parere contrario di Commissione e Governo. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Parere contrario di Commissione e Governo. Causin. Latronico. Latronico. Ci siamo? Sarti. Beh, se la prende calma. Bene, tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 119, contrari 262, la Camera respinge. Siamo all'1.4, qui c'è un invito al ritiro, parere contrario. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, come siamo? Binetti. Lauricella. Binetti. Vazio. Chi? Vazio. Latronico. Dai, riprovaci Latronico, ecco, vedi, poi... Allora, non... Benedetti. Allora, Benedetti.
Andata. Bene, hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 34, contrari 292, la Camera respinge. Siamo all'1.30, invito a ritiro parere contrario, nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, chi è che sta salendo? Falcone. Sorial. Gianmanco. Io non vedo se Gianmanco vota o no perché c'ha qualcuno davanti. Ha votato? Ah. Va bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 96, contrari 294, la Camera respinge. Siamo all'1.26, invito a ritiro parere contrario. Se nessuno interviene, la votazione è aperta. Palmieri. Palmieri. Di Stefano. Chi altro? Ci siamo? Ciraci. Dato. Bene, hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 100, contrari 288, la Camera respinge. 1.28, invito al ritiro, parere contrario. Nessuno chiede di intervenire, si vota, la votazione è aperta. Votato tutti? Sì. Fossati. La votazione è chiusa. Favorevoli 70, contrari 289, la Camera respinge. Siamo all'1.72, invito a ritiro parere contrario, nessuno interviene, la votazione è aperta. Quintarelli. Quintarelli non riesce a votare. Andata. Bene, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli nessuno, contrari 380, la Camera respinge. Siamo all'1.5, invito a ritiro parere contrario. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, Vazio, Carloni, bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 9, contrari 298, la Camera respinge.
Siamo all'1.52. Invito al ritiro, parere contrario. Non ci sono interventi, la votazione è aperta. Palmieri. Santerini. Colaninno. Capone. Va bene. Sorial. Chi c'è? Sorial. Tripiedi, andato. Sorial, ha votato, non lo vedo se ha votato, sì. Capone ancora no. Capone, niente, ancora no. Qualcuno va a assisterlo, per favore? Andata? È andata. Bene, allora tutti hanno votato. Palazzotto. La votazione è chiusa. Favorevoli 145, contrari 263, la Camera respinge. Siamo all'1.34. Invito al ritiro, parere contrario. Nessuno interviene, la votazione è aperta. Allora, Maria Stella, sì, da chi altro? Infatti non vedevo. Sbrollini? Sì. Bene, allora la votazione è chiusa. Favorevoli 41, contrari 362, la Camera respinge. Emendamento 1.72, parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Pastorelli. Bene, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 52, contrari 353, la Camera respinge. Siamo all'1.37. Qui c'è un invito a ritiro, parere contrario. Deputato San Nicandro, prego. Qualcuno ha sostenuto che le mie affermazioni erano infondate. Il documento fornitoci dal Servizio Studi della Camera è intitolato Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Contrasto dello sfruttamento. Questa legge la stiamo facendo per contrastare lo sfruttamento in agricoltura. Poi nella legge si dice quando c'è sfruttamento. O meglio, mi correggo, questa legge la facciamo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, non in agricoltura, perché, ripeto, la norma del 603 bis recita ciascuno, cioè si riferisce a qualunque datore di lavoro di qualunque settore merceologico o agricoltura, o commercio, o industria, imprenditore e non, regolare e non, perché se ad un certo punto i carabinieri scoprono 20 persone a